la serie di film che sono presentati lo schermo dell'arte fanno parte di questa trilogia. È un'indagine tra il rapporto tra l'uomo e la macchina. E il primo è ambientato in una cava di marmo, è tutto incentrato su un personaggio che è il capo cava. E quando sono stato in cava ho scoperto questo momento molto particolare dove, quando doveva accadere la bancata di marmo, quindi un momento molto delicato, il capo cava utilizzava un linguaggio di segni e di gesti per comunicare con gli altri suoi colleghi che comandavano gli scavatori. Quindi centrato su quel momento ben preciso. Invece Piattaforma Luna è ambientato in una piattaforma di estrazione del gas, dove prende proprio il nome della piattaforma è Luna A, che è a Crotone, e racconta di un gruppo di sommozzatori che vive all'interno di una camera iperbarica, perché per lavorare in profondità sono costretti a vivere all'interno della camera, perché la camera mantiene la stessa pressione che poi troveranno sul fondo quando fanno il loro lavoro. E questo mi interessava perché praticamente loro rimangono in vita vivendo all'interno di una macchina. I luoghi sono veri, i soggetti con cui lavoro sono veri. In Da Vinci i protagonisti sono dei chirurghi e il set è la sala operatoria, loro stanno operando veramente. Poi a me non è che interessa proprio raccontarti tutto, cioè raccontarti tutto esattamente. A me interessa farti provare delle sensazioni che provo io in quel momento. Sicuramente nel capo, quando ho conosciuto il protagonista del film, che rappresentava se stesso, quando ho capito come lavorava lui, con la passione che ci metteva in quello che faceva, con la precisione nel lavoro. Sicuramente per far capire quanto era preciso lui in quello che faceva, non potevo fare altro che essere molto pulito con le immagini, geometrico proprio. Infatti ho tolto molto materiale della cava. Sono sempre rimasto su determinati punti. Col capo sono stato un anno in cava. Invece Piattaforma 1 è completamente diverso perché avevo ottenuto il permesso di stare solo 3 giorni. E quindi mi ero basato su del materiale amatoriale dei sub, che mi hanno dato questo materiale da visionare, quindi io non avevo mai visto la camera iperbarica, non capivo esattamente cosa mi sarei trovato. Quindi si sente molto l'impatto di quando sono stato lì dentro e dell'emozione che ho provato io in prima persona lì. E quindi sì, la sensazione era quella, claustrofobica. In più mi sembrava di vivere in un film di fantascienza, a me personalmente. Poi questa voce fuori campo che ci parlava di continuo per sapere cosa stavamo facendo, eccetera, eccetera. E quando tu sentivi questa voce, la tua attenzione era rivolta verso la telecamera, che aveva la forma di Hal, di 2001 Odissea nello spazio, quindi tu parlavi con un cerchio, è una cosa pazzesca, quindi lì ci sono sicuramente i rimandi di 2001 Odissea nello spazio. Sopra! Sopra! Ci puoi accendere le luci per piacere? La mia intenzione è fare allo spettatore delle esperienze audiovisive forti, incredibili, fargli sentire per un attimo in un mondo che non conoscono. Non per forza mi piace spiegare tutto, cioè mi piace che poco alla volta acquisisci delle informazioni che ti fanno capire sempre un po' di più. Mi interessava
cambiare il punto di vista del mito dell'eroe che abbiamo oggigiorno. Cioè, grazie anche alla televisione, i miti di oggi hanno dei valori completamente sbiellati, anche quando il capo è un operaio. In Piattaforma Luna i sommozzatori all'inizio ti sembrano degli astronauti, comunque dei personaggi che faranno qualcosa di straordinario, cioè lo spettatore entra in questo mondo con loro e si lascia trasportare fino alla fine per cercare di capire che cosa faranno. Però alla fine quello che fanno è una cosa molto semplice, loro sono dei metalmeccanici. Però nel loro piccolo quello che fanno ogni giorno è grandioso, quindi questa è una cosa che a me interessava molto. In più il rapporto che c'è tra l'uomo e la macchina è una cosa che viviamo tutti quanti quotidianamente, e quindi per me è solo una riflessione su questo. Ogni film ha delle cose che si collegano con l'altro, cioè è anche molto semplice, perché comunque il capo solo un gesto con le mani controlla questi scavatori che sono quasi dei mostri, no? Nel Da Vinci quasi tutto il film è ambientato all'interno del corpo, però questo viaggio all'interno del corpo lo fai seguendo i bracci robotici, perché sono loro che si spostano e la camera segue. Si sente che c'è una distanza tra questi due elementi. In Piattaforma Luna è l'opposto. C'è un uomo che vive all'interno di una struttura che sembra quasi la pancia che hai visto in Da Vinci, però è una macchina che spinge all'interno ossigeno, elio per mantenerti in vita. Altra anche la voce delle persone che ci abitano dentro, perché tutti parlavamo con la voce di Paperino dentro, perché stavamo respirando l'elio. Chiusa. Acqua casa tender chiusa. Chiusa. Una profondità esterna aperta. Aperta. Carico e scarico fusola chiusa. A me piace trasformare questi cantieri, perché sono dei cantieri o dei luoghi di lavoro, in set. Sembrano quasi dei set, sembrano quasi ricostruiti, e invece sono io che vado in questi luoghi che sono così scenografici. Questa è una cosa che a me piace molto. A volte mi dicono: questo sembra quasi fiction, quella che stai facendo, non è un documentario. In verità non è fiction, perché loro fanno quello che devono fare quotidianamente e io cerco di stargli dietro.